Ciao piccoli saldatori e bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi un piccolo tutorial, perché vedo spesso video su YouTube o anche amici che hanno i saldatori veramente luridi, ovvero la punta del saldatore la tengono nera, tutta incrostata di roba, e giustamente poi saldano una Quindi in questo piccolo tutorial, in questo piccolo video, vi faccio vedere come andare a pulire nel modo giusto le punte del saldatore. Vi ricordo, come per ogni video, di iscrivervi al canale, premere la campanellina e mettere un bel mi piace, che non guasta mai. E che ho aperto un canale di sconti Telegram, dove potete trovare gli sconti in materiale di elettronica, come strumenti, cacciaviti, oscilloscopi, tester, tutto quello che concerne l'elettronica, il fai da te e la tecnologia in generale. E ovviamente tutto quello che uso nei miei video lo trovate in descrizione col link d'acquisto di Amazon. Andiamo al lavoro. Questa è la punta che voglio andare a pulire. Vedete che è tutta nera e non ha più la parte, diciamo, color stagno davanti che va a saldare. Lo stagno sì, si attaccherà alla punta, ma lo vedete, ci gira un po' intorno e non attacca. Attacca solo in punta, che è un po' più pulito. Quindi come si fa? Ci serve semplicemente pasta saldante in crema, una paglietta d'acciaio della cucina per andare a pulire la punta. Per la cronaca, non comprate quelle pagliette per pulire le punte del saldatore a 10-15 euro su Amazon. Non servono a niente e sono la stessa cosa di una paglietta d'acciaio. E la paglietta d'acciaio ne comprate 4 tipo a 2 euro e funzionano perfettamente. Adesso lo vediamo insieme. E vi serve lo stagno. Quindi, ricapitolando, pasta saldante, paglietta d'acciaio della cucina e lo stagno. Prendiamo la punta e la inzuppiamo nella pasta saldante per qualche secondo. Poi nella paglietta, così per un po', e già adesso comincia a pulirsi. Poi mettiamo un po' di stagno, già si attacca un po' di più, vedete? Di nuovo qui, facendo un po' di pressione, che comunque dobbiamo andare a staccare tutte quelle incrostazioni che si sono fatte. Ok, poi di nuovo nella pasta saldante, la teniamo per qualche secondo, andiamo di nuovo nella paglietta, girate il saldatore perché la punta deve pulirsi tutta, non solo da un lato. Ovviamente più la punta è incrostata e più passaggi si devono fare. Questa si è quasi pulita totalmente. Andiamo con un altro po' di stagno sulla punta. Ripassiamo di nuovo qua dentro. Facciamo questo fin quando la punta non esce bella luminosa. Non ci vuole tanto, però come vi dicevo prima, più la punta è incrostata e più passaggi si devono fare. Ci siamo comunque. E questa era bella incrostata come punta, è da un po' che non la usavo. Vedete come adesso è bella lucida? Adesso andiamo a dare i colpi finali. Vedete lo stagno come si attacca bene adesso? Non si fa a pallottoline. L'ultimo passaggio. Un po' di stagno in punta. L'ultima pulita qui dentro. E voilà. Guardate la differenza. Adesso è bella luminosa. Guardate com'è bella lucida. E adesso lo stagno lega, che è un piacere. Visto com'era facile, con pochi passaggi e materiali che fondamentalmente abbiamo tutti nel laboratorio, ovvero lo stagno, la pasta saldante, tranne per la paglietta, ma questo si compra facile in ferramenta o comunque in qualsiasi negozio, anche supermercato,
avremo le nostre punte sempre pulite, mai ossidate e che salderanno sempre alla perfezione. Se ti è piaciuto questo tutorial, qui ti iscrivi al mio canale e questi sono due video che puoi guardare. Ciao!